ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo su un altro gioco, un nuovo gioco, che si chiama Please Don't Touch Anything. Vedete? È un gioco bellissimo. Adesso io cancello una partita. Iniziamo. Ehi tu, dico a te, devo assolutamente andare in bagno. Resta qui un momento. Aspetta, a cosa serve questo quadro? Aspettiamo qui, aspettami qui, torno subito e non toccare nulla. E se io tocco? Cos'è questo? Cosa sta succedendo? Pum! E qui abbiamo un distintivo. Bene, è esploso un po' tutto. Restartiamo. Allora. Vediamo un po'. Stavolta non clicchiamo qui, vediamo un po'. Io clicco. E se io voglio cliccare ancora? Clicco, 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 clicco. Oh, abbiamo un martello e un cacciavite. Ma che cosa mi servono questi numeri romani, questi così? Spacco. Spacco tutto. Spacchiamo lo schermo. Ha funzionato. Oh, che sta succedendo? Sta succedendo? Che succede? Mi si è chiuso il gioco. Probabilmente era una caratteristica di quello. Che figo. Vabbè. Un po' avanti. Vediamo un po'. Possiamo fare. Allora, qui se vedete ci sono tipo dei numeri romani. 1, 3, 2, 2, 3, 1. Quindi proviamo a inserirli, no? 3, 2, 2, 3, 1. Oh, figo. Don't do it. Non farlo. Cosa? Questo possiamo. Abbiamo un tastierino. Perché abbiamo un tastierino? Pisano Leonardo. Che è quello del codice dei Fibonacci. Ma che ne so io. Qui però se vedete ci sono delle freccette. Quindi potremmo provare a fare questo. Quindi su adesso. Tac, tac, tac. Oh, tac. Oh, ha funzionato. Ecco qua. Figo. Avanti. Rifacciamo tutto quello che abbiamo fatto. Tac, 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 tac. E se stavolta faccio. Ok, così. Adesso sulle azioni ci devo mettere. Non lo so, uno. Boh, perché vedete qui ho messo male 1, 2, 4, 3. Se proviamo a mettere al contrario questo, qui al contrario è scritto correct. Quindi proviamo a metterlo. Proviamo tac, tac. Boh, di 4. 2, 7. Oddio, non ditemi che devo andare a mano. Ho già capito che devo fare. Bene ragazzi, ho cliccato 276 volte questo bottone, io non ce l'ho. 276. Ah! Che succede? Niente, il WWF ha preso il sopravvento. E poi dicono che noi umani siamo troppo egoisti. Minchia, nel futuro, nel 2276, il WWF prenderà il controllo del mondo.
Allora, io prima avevo cliccato tante volte il pulsante ed è uscito il cacciavite e se io clicco. Ah, ho rotto qualcosa. Ho rotto qualcosa. Allora, ragazzi, non so se voi avete visto questo finale, no? Questo con gli Illuminati. In pratica era crashato. Era crashato. E era arrivata un'immagine degli Illuminati con quattro simbolini. E non so se voi l'avete visto. E noi riproviamo. E dopo mettiamo 666 su quel tastierino che abbiamo visto prima. Mettiamo 1, 3, 2, 2, 3, 1. Tac, 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 tac. Da che parte lo... Ecco. Stavolta proviamo a metterlo in avanti. Codice binario, un co. Oh, figo. Cosa abbiamo qua? C'è il simbolino del pericolo. Eh? Così. Ok. Dot. Do it. C'è qualche altro segreto? No, non vedo nessun altro. Sì, ne ho visto un altro. Cosa? Mi dispiace, ma qui non ci sono, non c'è nessun Kaboom. Ah, è riferito a questo. Vabbè. Ragazzi, rimandiamo un attimo quello del 666. Qui, cioè, vedete, questo è un codice binario. E qui ci sono dei puntini, uno più sbiadito, uno tipo è 110, no, pure 001001, vogliamo 001001. Sì, ha funzionato! E vabbè. Il futuro è disastroso. Ben, cosa ci fai qui, Bender? No, no, non c'è Bender, via. Il futuro è disastroso. O il WWF che ci fa il sede e il culo. O lui, o Bender che spacca tutto. Le esplosioni nucleari, gli alieni, gli illuminati. Minchia, è un po' disastroso il futuro. No. Ok, no, non voglio rifare quel finale perché sennò. 3, 2. Vabbè, ormai l'abbiamo imparato pure a memoria. Tac, 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 tac. No, ok, ho sbagliato. Tac, 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 tac. Mannaggia il karma. Andiamo a fare 666. Non mi va, devo cliccare 666 volte e non mi va. Cosa facciamo? Red, 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 red. Che cazzo ho fatto? Cosa ho fatto? Non volevo. Blu, blu, yellow, 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 green, green. Adesso mi sta venendo un'idea. Vedete qua? C'è scritto al 2 grab messo male. Cioè GRBB potrebbe essere green, red, blu, blu. Ah, figo. E niente, siamo arrivati con la gravità trazionale della Luna che lo fa diventare testa in giù. Babbo. Mi dispiace. Adesso c'è il... Cos'è? Awaiting input. Ok. Mi sa che questo è un riferimento a Stanley Parable. Non so se voi lo conoscete. Ah no, aspetta, sto avendo un attimo un piccolo trip allucinogeno. Questi bottoni. Ah no, aspettate. Questi. Ah no. Oddio. Questi. Questo. Ah, fatto.
Ah sì, vedete qui, non so, c'è scritto un po' male, ma c'è scritto Stanley. Stanley Parable. Che pizza! Volevo fare il finale del 666, ma non l'ho fatto perché non ci ho sbatti di toccare. Ok. E se qui spacchiamo il bottone? Ha funzionato. Oh, cos'è sto merda? Ma è inquietante. Ma è inquietante sto coso! Mi sto cagando addosso. Ma chi minchia crea? Cioè, quel tizio di prima che doveva andarci adesso. E se veramente proviamo ad aspettarlo? È un po' inquietante sto coso. Ah no, non l'ho rotto, vabbè. Cosa sta succedendo? A me queste cose inquieta. Ma che cazzo? Ah, ecco. Proviamo. Ah, si tocca. Alla fine non mi va di farlo. Usiamo il cacciavite qua e svegliamo su. Usiamo il cacciavite sullo schermo. Sul bottone, svidiamo il bottone, vedi così sono. Svidiamo sto coso. Cos'è? Non lo so, non mi interessa. Ah, figo. Cos'è sto roba? No, non posso interagire, vabbè. Io spacco gli orologi. Spacco tutto. Vabbè. Allora ragazzi, aspetta, voglio provare a fare una cosa. No, ho sbagliato. Cos'è sto roba? Non lo so ragazzi, non so che cosa devo fare. Non so seriamente cosa cacchio devo fare. Cioè, non so.